troviamo la maschera, siete pronti? Via! Questa è la maschera che ho deciso di recensirvi oggi. Si tratta di una maschera rassodante di Dr. Jart. Il colore è rosa ed è composta da due ingredienti attivi. Mi spiego meglio. C'è un siero, appunto il siero va prima applicato sulla pelle, successivamente bisogna applicare il contenuto di questa busta che si trova dentro alla scatola, che è appunto la maschera. Non è una maschera in tessuto, ma è una maschera formata dal lattice. Queste sono le istruzioni. Allora, il siero è questo. Si presenta così. È una scatolina che va aperta. Come funziona? È molto semplice. Viene applicato il siero contenuto in questo contenitore sul viso. E successivamente viene applicata quindi la maschera in elastomero, che è questa. Ho appena estratto dalla busta la maschera e vi assicuro che è davvero di un tessuto ultra delicato, quindi attenzione, sembra essere già imbevuta di un siero. Non so se sia normale, ma il primo step l'ho trovato un po' particolare. Ho aperto infatti questo contenitore dove dovrebbe esserci il siero, ma ce n'è pochissimo. C'è pochissimo siero. Il mistero del siero perduto. In questo momento ho appena applicato il siero, non spaventatevi, si tratta di un siero molto molto gelatinoso che ha un odore di mentolo. Leggero, non è un odore forte, quindi adesso metterò la parte di elastomero sopra al siero. Non spaventiamoci, sempre se ci riusciamo, perché la situazione è proprio questa. La maschera è composta da due parti, una inferiore e una superiore, è molto fresca, chiaramente si tratta di plastica elastomero, come viene definita. Aderisce, va lasciata 40 minuti, quindi aspettiamo questi 40 minuti. L'ho fatta un po' a pezzettini questa maschera perché è talmente delicata, insomma, basta toccarla e sprac. Comunque, avevo bisogno di respirare, quindi ho fatto bene, secondo me. A mettere indietro questi pezzettini, questi lembi di rubber mask, poi gomma, no? Elastomero. Ecco, sono passati più di 40 minuti, direi che è il caso di toglierla. Togliamo in diretta. Io sono senza occhiali, quindi non sto vedendo nulla. Ecco qua. Questo è il tessuto di cui è fatta questa maschera. Il siero c'è ancora. Il siero c'è ancora. Non si è ancora assorbito. La sensazione è buona. Allora, ricordate che all'inizio avevo dei dubbi perché mi sembrava che ci fosse poco siero all'interno del contenitore. In realtà, a quanto pare è bastato perché la pelle, ora che ho tolto la maschera e che si è assorbito il siero, sono bastati 5 minuti, è veramente idratata. Quindi la sento fresca. Ripeto, l'odore è proprio lieve e sa di mentolo. E cosa posso aggiungervi? Secondo me l'esperimento è riuscito. E posso anche dirvi che ve la consiglio. Teniamo presente che ha un prezzo non bassissimo, mi sembra che ci aggiriamo sugli 11 euro, comunque vi scriverò tutto nell'info box, però diciamo che per farsi una coccola in più ne vale secondo me veramente la pena. Pollice quindi alzato per questa maschera rosa di Dr. Jart alla gomma, fatta appunto di gomma. Ci vediamo alla prossima!